Bella a tutti compagnia, bentornati con un nuovo video informativo riguardo Battlefield 2042. La scorsa settimana nel sito di Electronic Arts Answer HQ, che sarebbe il sito ufficiale dove si può discutere appunto dei giochi di Electronic Arts, i ragazzi di DICE ci hanno finalmente fornito informazioni sul futuro dello sviluppo di questo titolo, annunciando tutto quello a cui stanno lavorando attualmente, tra cui tutte le modifiche che avverranno a questo titolo durante la Season 1. E sia ben chiaro, modifiche e non aggiunte, perché attualmente di ufficiale riguardo la Season 1, tra il nuovo specialista, nuova mappa, nuovi veicoli, gadget e armi, non si sa ancora niente. In questo development update parlano principalmente delle modifiche delle mappe, dei specialisti e tanto altro. Difatti hanno rivelato una roadmap che segnerà i prossimi mesi di questo capitolo, andando uno a scoprire che la season durerà 3 mesi, infatti la season 1 comprenderà giugno, luglio e agosto. 2. Le modifiche in caleidoscopio e dei movimenti dei personaggi e tanto altro verrà introdotta nella season 1, che vi ricordo ufficialmente comprenderà uno specialista, una mappa, armi, gadget e veicoli. La mappa per adesso non si sa bene, perché vi faccio vedere, ufficialmente c'è sempre stato scritto 4 specialisti e 4 mappe. Attualmente loro scrivono semplicemente nuove mappe, perciò così, lavorando con la fantasia, potrebbero introdurne più di una durante la season. Terza cosa, per quanto riguarda Rinascita e le modifiche dei specialisti, dovremo aspettare la season 2, che arriverà appunto a settembre. Difatti con l'uscita della stagione 1, che diciamo si può definire il nuovo rilancio, non solo porterà nuovi contenuti al gioco, ma fornirà anche nuovi miglioramenti, correzioni e miglioramenti della quality of Live, che sarebbe appunto la prestazione generale, che come cita DICE dimostrano il nostro continuo impegno per Battlefield 2042 e in la nostra missione per ripristinare la fiducia che molti di voi sentono stata ferita quando abbiamo lanciato a novembre il gioco. Esatto, su questo sincero mi fa piacere, diciamo, che abbiano ammesso le proprie colpe e cercano di rimediarci. Poi non si sa mai, questa season 1 potrebbe essere il punto di svolta per Battlefield 2042, riportando magari un pochino l'interesse nel giocarci per i vecchi utenti e magari i nuovi utenti. Io sincero sono ancora fiducioso sul fatto che il gioco si possa riprendere, perché ha tutte le carte in regola per potersi riprendere. Spetta solamente a DICE fare le mosse giuste per far sì che il gioco si riprenda. E se continueranno a mantenere i lavori come hanno fatto con la 4.0 e la 4.1, siamo a buon punto. Fatta questa piccola parentesi sui contenuti di questa stagione 1 che arriverà a breve, parliamo di quello a cui stanno lavorando in questo momento i ragazzi di DICE, ovvero alle modifiche delle mappe, esperienze, modalità e gameplay. Partendo proprio dal lato mappe, prima di farvi vedere le varie modifiche che hanno annunciato, vi faccio un discorso generale di quello che dicono, ovvero si sono accorti che la modalità 128 giocatori non funziona in modalità sfondamento, dunque come già portato la modalità sfondamento rimarrà a 64 giocatori, ma la modalità 128 giocatori a conquista rimarrà, perché alla fin fine ai giocatori, me compreso, piace. Quello che hanno raccolto dei feedback della community è stata che le mappe non solo sono troppo aperte, troppo dispersive, ma soprattutto manca quel pizzico di guerra che c'è sempre stato all'interno delle mappe di Battlefield. Dunque stanno cercando di reworkare tutte le mappe basandosi su questi punti fondamentali. E già qui potete vedere una modifica sostanziale che hanno presentato, ovvero intorno alle bandiere di F1 e F2 hanno modificato completamente il piano terra, andandoti ad offrire tantissimi nuovi ripari, aggiungendoti anche quel pizzico di pepe che ti fa sentire un attimino un po' più in guerra e non in una cittadina ultra mega pulita che ci sono ancora gli inservienti lì che spazzolano. Aspettate a combattere, stiamo passando lo Swiffer. Il secondo grande cambiamento avviene davanti alla bandiera di F1 e davanti alla bandiera di D1, all'ingresso, diciamo, dal corridoio centrale di Caleidoscopio, aggiungendo davanti ad F1 un caseggiato militare circondato da cose di cemento armato e sacchi di sabbia, con intorno delle auto già esplose, perciò ti fa sembrare un attimino che ci sia passata dalla guerra. E davanti alla bandiera di D1 hanno introdotto sia dei ripari appunto per evitare il fuoco nemico quando tu ti affacci dalla bandiera, ma anche tolto finalmente, oserei dire, quella sensazione di pulito, aggiungendo tutte quelle striate delle gomme eccetera eccetera per terra, che per quanto magari a uno non gliene freghi niente, dà un po' più di atmosfera. E arriviamo alla modifica più importante e più bella di Caleidoscopio, ovvero il parco. Difatti le bandiere B1 e B2 sono state completamente reworkate da zero, ovvero la bandiera B1 sarà all'interno della base militare che hanno introdotto, e B2 rimarrà vicino ai gazebi, quelli gialli, anche se sono stati tolti, ne rimarrà solamente uno, e tutto intorno hanno aggiunto tanti nuovi alberi e soprattutto hanno modificato il terreno alzandolo, abbassandolo eccetera eccetera, per dare anche più ripari naturali. Ottimo lavoro, davvero eccezionale secondo me, anche perché la base militare mi ricorda tantissimo quella di Operation Firestorm di Battlefield 3 o Battlefield 4, ed ecco voi com'è il nuovo layout della mappa Caleidoscopio. B1 e B2 sono sostanzialmente stati separati e
la parte in basso a destra è stata completamente modificata, spostando G1 dove prima era F1 ed F1 spostata al di sotto di F2, rendendola, direi anche giustamente, l'equivalente di A1 e A2, dove appunto devi conquistare sia il sotto che il sopra. L'unica perplessità che mi rimane riguardo caleidoscopio sono le bandiere superiori, ovvero A, C ed E, perché ok, hanno modificato la B, la D, la F e la G, ma la parte sopra, cioè il respawn russo, rimane un po' troppo scoperto se non ci aggiungi qualcosa. Soprattutto la bandiera C, che è un parco giochi per skateboard dove tutto intorno non c'è niente, dunque magari poi con l'aggiornamento introdurranno qualcosa, però non lo so, se lasciano così un pochino... non lo so. Fatemi sapere, ragazzuoli, voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti riguardo al caleidoscopio, se vi piace come modifica oppure no. Ovviamente bisogna aspettare pad alla mano o tastiere mouse alla mano per dare un vero e proprio giudizio, però come prima impressione devo ammettere che secondo me stanno facendo un ottimo lavoro, hanno capito la direzione da seguire. Come già detto, dopo caleidoscopio arriverà il rework di rinascita, dove già ci stanno lavorando e qui ci fanno vedere un'anteprima di quello che vogliono portare. Difatti vogliono modificare il layout della mappa, come vedete, da essere una mappa gigantesca però con tante zone aperte, vogliono rendere una sorta di, come si dice, boomerang, con tante bandiere una vicino all'altra per dare un po' più di gameplay. La Solar Station, ovvero la bandiera di C1, che diventerà poi successivamente A1, viene modificata completamente, aggiungendo tantissimi nuovi ripari. Stessa cosa per quanto riguarda anche i laboratori Sinseco. Anche qui vengono introdotti un sacco di nuovi ripari, tra cui appunto i corridoi, dove c'erano le finestrate in vetro, vengono introdotti dei muri di sabbia e tutto quanto per dare più copertura. Cioè, io davvero non vedo l'ora di provarle questo rework di mappe. Per quanto riguarda esperienze e modalità, qui abbiamo sia una bellissima notizia che una bruttissima notizia. In particolar modo, dopo aver ripetuto il fatto che hanno tolto la modalità 128 giocatori in sfondamento, annunciano che stanno cercando di espandere e riunire la modalità ufficiale per includere Rush, la nostra esperienza incentrata in 32 giocatori durante la stagione 1. Inoltre, la novità più importante secondo me, a partire dalla stagione 1 vedrei altre mappe del portale di Battlefield esistenti unirsi alla rotazione di Hot Warfare per contribuire a portare più varietà nelle nostre modalità principali. Questo cosa significa? Che verranno introdotte tutte le mappe presenti in Battlefield Portal nella rotazione Hot Warfare, ovvero le mappe di Battlefield 3, Battlefield 1942 e Battlefield Bad Company 2. Personalmente vi dico che come idea mi piace tantissimo, perché almeno non dovremo più giocare certe modalità per vedere le vecchie mappe, ma potremo giocare tranquillamente la modalità conquista. E arriviamo alla brutta notizia, o almeno per me brutta notizia, alcuni di voi manco gliene fregherà niente, però, ovvero lo sviluppo di Hazardzone è ufficialmente concluso, cioè non continueranno ad aggiornare la modalità Hazardzone. Un pochino mi spiace perché a me piaceva come modalità, dall'altra parte se la modalità non viene giocata è giusto che si spostino su altro, poi magari se il gioco si riprende potrebbero riprendere anche lo sviluppo, non si sa mai. In via ufficiale dunque, per il momento magari, è stato un onore giocare con te dal 19 novembre fino a... qualche settimana fa che ho giocato l'ultima partita. Addio. E arriviamo alle modifiche del gameplay, che vi ricordo saranno suddivise tra Season 1 e Season 2. Innanzitutto lavoreranno sui specialisti, cercando di dargli un rework completo estetico, come dicono qui sotto, facendoli sentire più grintosi, più vicini al tono serio che vogliamo incontrare in questa narrativa. E a proposito di tono serio, diciamo addio al Don't Be Sad di Angel, perché appunto verranno reworkate anche le voice line, ovvero modificheranno il doppiaggio sia a fine partita che durante la partita, cercando appunto di togliere quelle battute fastidiose. Oltre al lato estetico e audio, stanno cercando anche di lavorare sotto il lato di movement del soldato, perché sempre raccogliendo feedback che vi ricordo potete mandarli tramite il sito di Answer HQ che trovate qui sotto in descrizione, si sono accorti appunto che i soldati non si muovono troppo realisticamente, dunque stanno cercando di apportare delle modifiche per renderli un po' più fluidi, per renderli un po' più snodati, perché attualmente come vedete a sinistra il soldato di Battlefield 2042 si muove tutto a scattini, un po' tutto strano, a differenza di quello che vogliono sviluppare, che è come i vecchi Battlefield, cioè che la torsione del corpo avviene solamente quando sei obbligato e non semplicemente piegandoti appena appena verso destra. Stessa cosa per quanto riguarda la corsa, che attualmente se vedete a sinistra è molto più legnosa, a destra un po' più snodata, un po' più realistica. Per quanto riguarda il gunplay, appunto dicono che vogliono continuare a svilupparlo cercando di renderlo un po' più equilibrato eccetera eccetera. Io attualmente ancora spero in una modifica dell'SMG cercando di renderle un po' più deboli da lunga distanza, staremo a vedere. E per
per finire fanno anche contenti voi da PC, perché come cita il sito continuano a garantire che il gioco sia all'altezza delle sue aspettative e continueranno a fare miglioramenti già come hanno fatto con la 4.0, dove hanno aumentato l'utilizzo migliore della CPU. Finalmente si stanno mettendo davvero d'impegno nel sistemare questo Battlefield 2042 e di questo io ne sono contentissimo. Dal mio punto di vista si vede il cambiamento che c'è stato all'interno di DICE e sono molto fiducioso e molto in hype per quanto riguarda la stagione 1 di Battlefield 2042, ma solo il tempo ci dirà come andranno le cose. Detto questo ragazzuoli, il video finisce qua, spero che vi sia piaciuto e soprattutto che vi sia stato utile. In tal caso fatemelo sapere con un bel mi piace ed un commento dicendomi voi cosa ne pensate di tutti questi cambiamenti, cosa vi aspettate voi della season 1. Iscrivetevi al canale se ancora non lo siete, passate dal mio profilo di Instagram e dal Discord e dal Telegram che trovate qui sotto in descrizione, e noi ci vediamo stasera in live sul mio canale Twitch o con un prossimo video sempre by Bad Company Italy.